Dopo le giornate del grano e le visite in campo varietale e le prove in campo di aratura, raffinatura e semina, a Fano è stata la volta della Festa della Mietitura, un evento arrivato alla 37ª edizione. La cooperativa Falcineto ha così concluso i 10 giorni dedicati all'agricoltura con un mix tra rievocazioni storiche, esposizioni di mezzi agricoli e anche tanto intrattenimento. Io sono convinto che in 2 anni sia cresciuta tanto la fiera agricola e si sia confermata su livelli buonissimi, se non migliorati, anche la festa della mietitura. In più, siamo riusciti a mettere in mezzo delle giornate dedicate proprio alle lavorazioni dei campi, che anche quelle hanno ottenuto un buonissimo successo, sia il campo varietale di grano che le lavorazioni e la presentazione dei trattori nuovi. E cosa posso dire? Io sono soddisfatto al 100%. I motivi per cui questa festa riesce sempre, secondo me, sono i soliti, no? Ci sono un sacco di interessi, no? Per ricordare delle cose, per vederne delle nuove, l'assemblea per discutere dei problemi. Stamattina è stata tra l'altro un'assemblea bellissima. È venuto un discorso sereno e ampio, e mi è piaciuta tantissimo. Poi ci sono i momenti della rievocazione, poi ci sono i momenti del divertimento dentro il capannone. Ricordiamo anche, visto che tu parlavi dell'assemblea che c'è stata questa mattina della cooperativa Falcineto, ricordiamo anche che cosa fate in tutto l'altro resto dell'anno, perché insomma non c'è solamente il mese di maggio. Hai ragione, perché sembra che la cosa più importante sia la festa. Invece no, la festa è una vetrina e noi facciamo gli agricoltori a tutto tondo. Coltiviamo direttamente dei terreni, quest'anno ce ne abbiamo circa 1.300 ettari tra proprietà e affitto, anche se abbiamo chiuso il bilancio con una piccola perdita. Purtroppo quest'anno i prezzi dei cereali sono molto bassi e non ci è capitato spesso, per fortuna, negli anni passati. Quindi coltiviamo questi terreni e in più facciamo il conto terzi, che è diciamo quello per cui la cooperativa è nata 68 anni fa, no? Sono partiti in 12 soci, adesso siamo 457, no? Quindi la cooperativa per noi è la vita, è una soddisfazione anche, è una cosa che fino adesso è una bella storia. A Fano siamo in chiusura di questi 10 giorni dedicati all'agricoltura. Qual è appunto a caldo un po' l'effetto di questa iniziativa? Ma la soddisfazione quest'anno c'è sicuramente, perché questa 10 giorni che ha voluto guardare l'agricoltura a 360 gradi, quest'anno è stato un vero successo. Innanzitutto il sole dei 2 giorni della fiera agricola, che era 2 o 3 anni che non ce l'avevamo più e che ha portato sicuramente tanta gente nella giornata di domenica. Abbiamo avuto veramente tanti punti di vista sul mondo dell'agricoltura, dagli animali, fattoria didattica, partendo da una parte culturale, didattica per bambini e mercato dei prodotti. Siamo andati via via negli altri giorni con giornate del grano, lavoro nella terra e, per chiudere questa stupenda rievocazione storica della mietitura, che è arrivata alla 37ª edizione, che anche oggi vedo qui tanta gente, non si trova più il parcheggio, e quindi veramente molto bello, una bellissima 10 giorni.